Ma che legame può esserci tra degli antichi manoscritti e la scienza? Spesso accade che fenomeni che sono ritenuti a prima vista diversi si rivelino intimamente connessi, come due mondi che comunicano e si nutrono a vicenda. Così sono la chimica e i codici miniati. Io mi chiamo Michela Bonazzi e sono una studentessa del corso magistrale in arte all'Università di Verona. E oggi vi parlerò della scienza nascosta nell'arte della miniatura. Il legame tra la chimica e questo tipo di arte è imprescindibile, perché i colori e gli inchiostri che sono utilizzati per realizzare i codici venivano ricavati da elementi minerali e vegetali sapientemente legati tra loro, come scrive il pittore trecentesco Cennino Cennini nel Libro dell'Arte, che è uno dei più importanti trattati sulla pittura dell'età proto-rinascimentale. Il termine miniatura deriva infatti dal colore rosso che veniva impiegato per dipingere le iniziali degli antichi manoscritti, ossia il minio, ossido di piombo che viene legato con altri elementi come l'albume d'uovo, il tuorlo, l'acqua di gomma arabica per ottenere il composto con cui si dipinge sulla pergamena e utilizzato come pigmento fin dall'antichità. Il più prezioso e affascinante blu, chiamato blu d'oltremare in quanto proveniva prevalentemente dall'Afghanistan, è ottenuto attraverso la macinatura dei lapislazzuli e per la sua preziosità viene usato soprattutto nelle commissioni che hanno una certa rilevanza. Un tempo infatti aveva lo stesso valore dell'oro. Come scrisse intorno al 1170 il canonico Godfred dell'abbazia di Saint-Barbe-en-Auge in Normandia, un convento senza biblioteca è come una fortezza senza armeria. Quindi, anche nella collezione del museo non poteva mancare una testimonianza di questa tipologia di opere. Nella prima sala sono esposti due esemplari di ambito lombardo, la pagina di un antifonario del XV secolo e l'incipit di una raccolta giuridica proveniente dalle Pandette di Giustiniano, opera di un miniatore del XIII secolo. L'antifonario è un libro della liturgia delle ore che viene utilizzato dagli ecclesiastici nel rito delle antifone, che prevedeva delle parti cantate. In questo foglio lo si può vedere dalla notazione musicale su tetragramma, cioè quattro righe, anziché su pentagramma, come siamo abituati in età moderna. È la lettera D, che con la sua luce dorata apre la liturgia. Dalla sua asta, a mo' di cornucopia floreale, l'artista incornicia ulteriormente il foglio attraverso una cascata di fiori e sfere dorate che si ripropongono su entrambi i lati immersi in un fogliame stilizzato nei colori del blu e dell'oro. All'interno dell'iniziale viene raffigurata l'immagine di Re Davide in preghiera sotto lo sguardo del Padre Eterno, a cui chiede perdono. La seconda pagina miniata è l'incipit del libro dedicato ai doni e alle donazioni tra i coniugi, proveniente dalle Pandette, cioè una compilazione di 50 libri di frammenti di giuristi romani voluta dall'imperatore Giustiniano nel 533 e base del diritto moderno. In questo esemplare la decorazione della pagina è scandita dalla scrittura, che formando una doppia cornice lascia spazio al suo interno a una miniatura tabellare, che in sintonia con quanto è scritto raffigura un giovane che conduce la propria sposa nella nuova casa. Dall'iniziale sottostante parte infine un fregio a cornice che si conclude sotto il testo con due volute che ospitano figure di duellanti armati con lancia e scudo.